Bentornati a questa nuova puntata di Tubi Gobbo. E dunque, fumata bianconera allo stadio dall'Ara di Bologna, dopo che in settimana si erano viste la fumata bianca del Papa e la fumata bianca per i presidenti delle due di Camera e Senato. Benissimo, partiamo subito con la puntata. Juventus che vince a Bologna 2-0, gol di Vucinic e Marchisio. Però adesso passiamo a presentare gli ospiti. Alla mia sinistra un grandissimo ritorno, Marco Barrovecchio, Ciao a ex tutti. arbitro, e alla mia destra abbiamo Luca Barrovecchio, suo fratello, ex mediano del Ciao Gassino. a tutti. Quindi abbiamo i Barros Ibarros. oggi. Benissimo, allora partiamo subito. Marco, chi è per te l'uomo chiave di questa partita? Allora, io direi che non è l'uomo chiave, non si identifica con una sola persona, ma direi che sia il reparto di centrocampo è stato fondamentale oggi. Nel ruolo quindi di Marchisio, e mentre nell'attacco direi che Vucinic ha preso un ruolo dominante in questa partita. Diciamo che oggi si sono compensati loro due. Che sono anche quelli che hanno fatto assist e gol l'uno Appunto per quello, all'altro. sì, esatto. Secondo te, migliore in Secondo campo? me è Vucinic, anche Vucinic. se non è il mio preferito, Come mai? perché a me piacciono i bomber, quelli che davanti alla porta li buttano 99 su 100 dentro. Un po' alla David Trezeguet, però ieri ha fatto la differenza, sì. Di Quindi chi vorresti che arrivasse alla Juve in quella posizione? quella posizione, come David, non se ne saranno mai. Però sono un po' in conflitto sul ritorno di Ibra. Lo odio, però è il giocatore secondo me più giusto per questo Giusto. attacco. Io sono un pro Ibra, proprio. Sì, Scatenato. scatenatissimo. Anche se non è vero che non ci sono in giro, in circolazione, soprattutto nel calcio italiano, giocatori della Trezeguet, simili, io direi un Cavani. Un Cavani non è come Trezeguet, però è più completo. E essendo anche abbastanza giovane, potrebbe essere l'acquisto giusto. Certo, non. Costato Esatto, certo, quanto. non in questo mercato. Non penso neanche per il prossimo periodo, però. Un giocatore con le sue Chiaro che caratteristiche dovremmo però prendere. se come si è sentito anche parte un Vidal o altri giocatori comunque che sono ormai dei top player molto quotati, è chiaro che un piccolo tesoretto più un investimento da parte della proprietà si Ma può arrivare a giocatori come Cavani. io adesso come adesso non me la sentirei di togliere l'anima della Juventus, perché Infatti. comunque Vidal. Cioè, si è parlato di uno scambio magari Vidal e Lichtsteiner per un ritorno di Ibra. Però queste sono voci infondate che spero lo siano, perché togliere comunque l'anima della squadra, come uno, il carisma di Vidal e il carisma di Lichtsteiner in campo è dura. Devi Chiaro, due picchiatori fondamentali. certo, sono giocatori che ci stanno facendo, che hanno e ci stanno facendo fare il salto di qualità sempre di più. Sentite, sorteggio Champions, abbiamo beccato il Bayern Monaco. Luca, come la vedi questa partita? La vedo, cioè erano tre le favorite, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco. Abbiamo preso il Bayern Monaco, sarà dura, però secondo me ce la possiamo fare, anche perché ci dobbiamo riscattare dagli ultimi incontri con Bayern. Quale partita dobbiamo soprattutto vendicare contro il Bayern Monaco? Ce la ricordi? Quella di qualche anno fa, non mi ricordo il In risultato però. casa abbiamo perso 4-1 e Infatti. ci eliminarono dalla La competizione di competizione. girone. Saremo sempre più cattivi, secondo me. Sì. Sì. Senti, ma a Monaco con che spirito andiamo? Cioè, dobbiamo andare lì per fare solo un pareggio, fare solo gol, o la Juve di Conte andrà lì per vincere? Allora, conosciamo tutti Conte, quindi penso proprio che Conte punti il 100% del nostro organico per vincere comunque la partita. Anche se sinceramente sarà molto dura come partita, come scontro. E io non disegno comunque un pareggio, cioè avere un pareggio lì Con gol. Infatti con gol sarebbe proprio. ci possiamo Chiaro. sbilanciare un po' di più in attacco Ecco, all'andata. ma in attacco, perché Vucinic e Giovinco producono pochi gol insieme, se invece gli si mette vicino un Matri o un Quagliarella, o questi gli si mette vicino, o comunque loro che costruiscono il gioco riescono ad andare più in gol. Tu chi metteresti davanti contro il Bayern Monaco, conoscendo anche quali sono le caratteristiche del Bayern Monaco? Allora, io come prima punta metterei sempre Matri, perché è in formissima.
E poi l'alternativa, cioè come seconda punta, come appoggio, metterei più o Giovinco o Vucinic. Non cambia tanto secondo me. L'unico da non mettere è Quagliarella, che secondo me sono troppo simili, Matri e Quagliarella. Hanno Però contro il Celtic hanno fatto una bella fatto partita. bene, sì, però Quagliarella sono due che hanno il vizio del gol, tutti e due cercano sempre gol, soprattutto Quagliarella. E quindi secondo Io lo me trovo un bel tira vizio, sempre. visto È un che. bel vizio, però basta che non si trasformi in egoismo, Quello capito? sì, sicuramente, anche perché ieri sera l'abbiamo visto. Cercavamo di tutto, ma non di tirare in Infatti. porta, visto che si facevano i passaggi, non arrivare col pallone dentro la porta con l'ultimo passaggio. Ma io direi una cosa, che quello che dobbiamo cambiare per la gara di Champion potrebbe essere, secondo il mio giudizio, comunque il cambiare il modulo. Cioè io direi teniamo sempre Vucinic e Giovinco perché sono anche loro molto simili, cioè sono molto tecnici, hanno la classe che è un gradino superiore a tutti i nostri attaccanti, però io li vedrei bene appunto in un tridente, quindi loro devono accompagnare una punta di peso che può essere Matteo Quagliarella. Perché se non ho, anche Anelka può essere una nuova esperienza Ci dimentichiamo di da Anelka. vedere, perché se no è un acquisto inutile, diciamo. Potevano acquistare me. Tu vuoi stesse cose. Ma in una partita come contro il Bayern, quanto può essere fondamentale avere in porta un Gigi Buffon che sullo 0-0 contro il Bologna, con un'uscita determinante, ha salvato il risultato? Ultimamente Gigi sta facendo vedere che, nonostante la sua età, i suoi colpi ce li ha sempre in canna. Io ricordo, beh, oltre a questa partita contro il Bologna, vorrei dire due parole, spendere due parole anche per il Celtic, che Certo. è stato immenso, ha fatto delle parate che Nonostante col davvero. risultato già acquisito. Sì, quindi. Certo. Dunque, Luca, ascolta, nel caso in cui si passasse il turno con il Bayern, si tornerebbe a fare i sorteggi. No, quest'anno nuova regola. Quindi aveva ragione il nostro amico Doglio quando ieri sera discutevamo sul fatto, no, ci sono, ci sono, ci sono. Per cui. È chiaro che adesso non si ha un tabellone, ma si ha sempre un sorteggio. Quindi PSG contro il Barcellona. Chi passa tra le due potrebbe essere la semifinale, Sì. però c'è anche Real Galatasaray e Malaga Borussia e Dortmund. Borussia Dortmund. Nel caso passassimo, no? Ipotetico, chi vorresti trovare dopo? Anche in ottica di fare una trasferta, dove ti piacerebbe andare? A me piacerebbe Parigi. Parigi, Paris Saint-Germain, sì, Parigi è una bellissima città, Per andare già a sì. prenderci cibo e portarcela a casa o per. Ma per visitarmi la città, io ho visto anche lo stadio, Veramente assurdo. bello, ottimo. Tra l'altro noi No. proveremo anche a fare la trasferta per andare a Monaco di Noi la Baviera. faremo, non La proveremo, noi la faremo. faremo. Marco è già lì, Marco è già lì, lo sappiamo già, bene. Nell'Allianz Arena penso sia una tra le 10 meraviglie del mondo. Tutto rosso di sera, bellissimo. Noi l'abbiamo anche visitato, noi, cioè alcuni noi del club a Capodanno sono anche andati a visitarlo Grazie. e dentro c'è un effetto acustico che è spaventoso, se Allora. senti, veramente bellissimo. Sentite, parlando più di stadi, lo Juventus Stadium è lo stadio che ha ricevuto più ammende in assoluto quest'anno a causa dei cori dei tifosi, tra cori razzisti, quelli contro Balotelli, quelli contro i napoletani. Cosa dovrebbe fare la società, Marco? Chiudiamo la curva, non li facciamo più andare, li zittiamo, DASPO, o continuiamo a pagare le ammende e continuiamo a sborsare soldi? Allora, premettendo che non sono la persona giusta per dare un'opinione, perché dovremmo chiedere questa opinione al nostro amico socio Giacomo Pastore, Del perché continuano a fare queste cavolate. esatto, beh, ci sarebbe comunque diciamo, come si può dire, una rivalutazione della curva. Dobbiamo vedere proprio che la curva non deve andare contro comunque la morale etica che è il calcio, perché dobbiamo sempre ricordare che è uno sport e come sport dobbiamo sempre dare l'immagine positiva di noi. E perché comunque non è solo una cosa che si ferma in Italia, ma questa immagine viene vista anche all'estero e in tutto il mondo. Chiaro. Quindi
Secondo me si potrebbero prendere dei provvedimenti molto seri per i casi recidivi soprattutto. Quindi è importante questo. Luca, tu Sì, come approvo agiresti? tutto quello che ha detto Marco, però è difficile. È Cioè, difficile, perché è perché è il difficile? cuore È dello difficile stadio. perché la curva è la Juve praticamente. E diciamo queste battutine tra tifosi lì ci sono state e ci saranno sempre, secondo Sì, ma un me. conto è fare degli sfottò, un conto è inviare la morte a un giocatore, cioè c'è un po' di differenza fra le due. Ma questo in tutti gli stadi, non soltanto in quello della Juve. Certamente, però quello che noi dobbiamo sempre pensare è noi guardiamo noi Quello stessi, sì. gli altri sono altri, almeno noi cerchiamo di dare l'esempio e di non pesare sulla Juventus come società, perché se andiamo a fare un calcolo, se la Juventus ha speso da qua, da inizio campionato a fine anno, mettiamo 300.000 euro, 300.000 euro sono soldi per cui magari poteva abbassare il prezzo dei biglietti e quindi magari si poteva andare ad alcune partite a un prezzo molto più basso. Quello è E vero. non si cioè, sono tante piccole Piccolezze. cose che però possono andare a vantaggio nostro, di tifosi che correttamente vanno allo stadio, fanno i cori per sostenere la squadra, magari anche per spaventare gli avversari, ma mai per denigrare l'avversario, perché non sono nemici, ma sono solo avversari. Per cui poi dopo fuori Giusto, bisogna avere massimo giustamente. rispetto. Bisognerebbe qualche porta chiusa, qualche Sì, partita è chiaro, un po' di chiusa. squalifica, chi poi è recidivo Sì, non Daspo tutti, non fa più infatti, e magari finisce lì. individuarli. Nella notte è successo un fatto che ci è dispiaciuto un po', Casares ha fatto un piccolo incidente autostradale, gli sono venuti addosso con un amico sul suo Porsche Cayenne, è stato ricoverato al CTO, non è grave, gli auguriamo comunque di tornare presto in forma e che noi comunque siamo con lui e Certo. anche con i tre ragazzi che hanno fatto incidente, Sì, che certo. poveracci avranno preso un bello spavento, speriamo non si siano fatti nulla di male. Bene, io ringrazio i miei ospiti, siamo in conclusione. A Certo, trovare, ragazzi. sicuramente sarà fatto. Sicuramente sarà fatto. Grazie Marco, grazie Luca, ci vediamo alla prossima puntata contro l'Inter. Vinceremo. Sicuramente. Sì, a voglia. Vinciamo. Allora vinciamo. Alla prossima. Sigla. Ciao. Ciao.